Ok, siamo live, già da 4 secondi e va tutto bene per il momento. Ci riproviamo per la seconda volta, quindi benvenute a tutte le persone. Quindi saluto, faccio in ordine io prima i saluti, poi quando prendete parola magari una piccola presentazione. Quindi saluto Sabina di Priorità da Scuola Milano, Brunilde Paleari che è una studentessa e fa parte di UDS se non sbaglio, giusto Como? Un cenno con la testa, così non. Ok. Nicoletta Moro è una professoressa del liceo classico Alessandro Volta, Roberto Peverelli, preside del setificio a Como, Margherita, studentessa del liceo classico e ha fatto parte dell'Unione degli Studenti, fai parte della consulta anche, e poi ci racconti tu. Michele, invece, è un professore. Poi dici tu di dove che non mi ricordo, scusami, e Giuseppe Follino che ha un problema all'audio, docente Cobas. Vediamo se lui riuscirà a risolvere il problema. Sicuramente sì, come dire, unirà anche vocalmente a noi. Iniziamo subito. Allora, il dibattito è sulla scuola, io l'ho chiamato scuola a distanza appunto perché. Ho voluto dividere, separare e affrontare insieme, ma bilateralmente l'argomento. Vediamo se ci riusciamo. Comunque partirei iniziando a parlare da magari Brunilde o Margherita, che sono studentesse, com'è stato il rientro a scuola appunto per un po' per gli studenti, in particolare per voi nella vostra situazione. Andiamo di Margherita. Allora, per me è stato molto emozionante, cioè tornare a scuola è stata un'emozione unica, poi dopo così tanto tempo ho sentito davvero la mancanza dell'ambiente e in generale penso che comunque la mia scuola si sia adattata molto bene al rientro, infatti secondo me la situazione, almeno nei 3 giorni in cui sono stata in presenza, perché la nostra scuola fa una settimana sì e una settimana no, quindi io sono stata a scuola i primi 3 giorni di settimana scorsa e questa settimana seguo da casa. Però devo dire che in questi 3 giorni, secondo me, proprio la scuola ha gestito bene la situazione e cioè, sono stati proprio 3 giorni molto positivi e stimolanti, quindi per me è stata molto positiva. Sì, no, allora io invece, cioè per ora non posso parlare tanto per me, perché comunque io ho ricominciato in presenza ieri e cioè quindi sono andata ieri e oggi. Oggi tra l'altro ho provato l'ebbrezza di fare gli orari scaglionati, quindi iniziando alle 10 e finendo alle 15. Allora, in questi 2 giorni, tutto sommato, credo sia andata più o meno bene, poi secondo me bisognerà vedere come proseguirà anche la situazione trasporti, perché ad esempio comunque io facendo il Terragni siamo messi relativamente bene, perché comunque essendo una scuola, cioè in un paesino comunque ci va meno gente rispetto a quanta gente va a Como, però il mondo non è fatto di Terragni, quindi appunto bisognerà vedere come va la situazione trasporti e soprattutto anche dal punto di vista mentale cioè bisogna vedere come andrà, perché comunque la maggior parte dei professori probabilmente vorrà rifare tutte le verifiche che hanno fatto o non hanno fatto in DAD, e quindi penso che sarà un momento veramente difficile. E cioè, voglio vedere, cioè, secondo me bisogna vedere se si riuscirà a cercare di renderlo meno difficile di quanto già sia o meno. Sì, in questo proposito, magari a questo proposito, ci può dare una mano magari. Giuseppe? Mi sentite ora? Incredibile, sì.
Bene, grande, grazie. Volevo dire che magari sulle dinamiche future, magari i professori o il preside, avendo organizzato il rientro insieme ai docenti e personale, e sicuramente anche, parlo per il preside, con le istituzioni, saprebbe, sa, sa, sanno dirci qualcosa in più. Magari appunto partirei dal preside Roberto, se ci dà qualche notizia. Buonasera, beh, notizie però non ne ho, onestamente, nel senso che non ho conoscenze maggiori di quelle che hanno gli altri. La ripresa è stata affrontata dalle scuole, da tutte, con attenzione, cercando di riportare i ragazzi a scuola nelle condizioni più sicure possibili e di garantire che la ripresa non fosse appunto una sorta di ritorno con insegnanti pronti semplicemente a verificare, come teme Brunilde, gli avvenuti apprendimenti dei mesi precedenti, un rientro che sia anche davvero un'occasione per riprendere il filo di un rapporto educativo, di una relazione educativa tra, di una relazione tra gli studenti e i docenti, relazione che non si è interrotta nei mesi scorsi, perché comunque anche in DAD molti insegnanti l'hanno coltivata, hanno cercato di mantenerla viva, però certamente è stata resa più complessa, più difficile. Le scuole hanno molti problemi da gestire, perché il problema degli ingressi scaglionati è un problema indubbiamente da gestire per le scuole. Peraltro, in questa situazione è probabilmente inevitabile andare in quella direzione, dato che altre soluzioni per il trasporto pubblico non sono disponibili. E quindi, anche se sarebbero state magari possibili, ma non sono disponibili. Quindi questa è l'unica strada che possiamo perseguire. E all'interno della scuola occorre rispettare alcune regole che cerchiamo di presidiare e di cui cerchiamo di convincere, ovviamente, la cui bontà cerchiamo di convincere studenti, personale, tutti. È un lavoro, una specie di gioco d'equilibrio, trovare una soluzione che in qualche modo garantisca una funzionalità della scuola su livelli diversi, dalla sicurezza di tutti, dal controllo quindi maggiore del solito, degli spazi, delle regole, dei comportamenti e della ripresa appunto di una relazione che sia una relazione prima di tutto, ripeto, educativa, tra persone, tra ragazzi adulti. E tra adulti anche, perché anche i docenti tornano a vedersi, cosa che non va dimenticata, e che molti hanno salutato con grande favore, con grande soddisfazione. Questa situazione vediamo, speriamo di poterla portare avanti a lungo. Io credo che sia fondamentale essere in presenza. La didattica a distanza non va demonizzata. Però certamente lavorare in presenza è una cosa diversa per tanti aspetti. Sì, beh, sicuramente la presenza crea quel tessuto di relazioni agevola, le relazioni di cui il preside parlava. Entriamo un po' nel vivo appunto della didattica a distanza, di questa scuola e di questa distanza, perché la distanza che è venuta a creare, dal mio punto di vista, per quello che ho potuto vedere e sentire nel senso non solo a livello di udito, ma come esperienza, lo schermo al quale ci si co trovava costretti davanti aumentava questa distanza fisica, la metteva appunto anche nella relazione,
Perché dico questo? Perché, ad esempio, a me non è successo a livello scolastico, ma a livello assembleare, fare assemblee tramite uno schermo rende fredda, rende freddo il contesto e quindi rende freddo anche il rapporto che c'è in quel contesto, o meglio, non lo rende freddo, ma sicuramente si può cadere in fraintendimenti che altrimenti non avverrebbero. Mi chiedo se gli insegnanti, quindi Nicoletta e o Michele, abbiano percepito un po' questo distacco dai propri alunni. Sì, Magari proprio. indubbiamente sì, No, è il più prego. grosso. Ah, scusate, no, stavo parlando di Nicoletta. Vado io? No, vabbè, fai pure, fai. Poi Scusate, intervengo io. no, sento abbastanza male, quindi non volevo prevaricare nessuno. Beh, comunque, no, concordo indubbiamente con quanto diceva Roberto, maggiore la distanza per questo, rendere più difficoltoso proprio le. Cioè, rende più difficoltoso il rapporto, il dialogo, lo scambio con i ragazzi. Quindi, soprattutto per chi non è così portato a intervenire molto, a partecipare attivamente, perché ci sono anche questioni caratteriali ovviamente, che entrano in gioco. C'è cioè chi, ma anche con la distanza, non trova particolarmente problematico l'intervenire e partecipare invece. Così subisce anche un po' una situazione psicologica difficile legata alla fase che stiamo vivendo, allo strumento che appunto isola molto e quindi naturalmente si creano difficoltà notevoli anche da parte anche nel rapporto docente-ragazzi, anche per il docente è difficile spesso capire le difficoltà dei ragazzi non essendoci un contatto così diretto, ma essendo un rapporto mediato da uno strumento che appunto rende tutto più freddo, come dicevi prima giustamente. Poi concordo anche con quanto dice prima, non, probabilmente demonizzare in toto questa possibilità che ci è offerta la tecnologia, perché comunque siamo riusciti a fare scuola comunque, nonostante tutte queste difficoltà, non so, penso che 10-15 anni fa sarebbe stato impensabile probabilmente. Quindi è anche un'opportunità offerta indifferente, però ovviamente, ripeto, ci sono dei limiti evidenti, soprattutto a mio avviso per chi, ripeto, ha già avuto difficoltà. L'anno scorso ho fatto sostegno per alcune ore, ho avuto difficoltà a comunicare e queste difficoltà sono esplose decisamente. Sono cresciute esponenzialmente nel periodo appunto in cui da marzo in poi, insomma, e anche aiutare Scusa ragazzi a Michi, questa distanza è particolarmente senti, difficile. io ho capito cosa hai detto, ma si sente male un po' la voce, è a scatti Provo a ogni tanto uscire e grassi. rientrare perché anche se sento male voi, provo a Ok. rientrare dopo. Tanto Nicoletta, se vuoi andare tu. Scusa Michi. Sì, ma insomma io. Qualche considerazione sui due momenti della DAD, nel senso che quando è capitato, insomma, la prima volta, fine febbraio o marzo, insomma, dell'anno scorso, vabbè, le prime esperienze sono state abbastanza devastanti, ma proprio perché si trattava di una novità, poi, vabbè, dal punto di vista tecnico, con qualche aiuto, magari anche da parte tua, in famiglia, da parte così, degli studenti stessi, le difficoltà tecniche, almeno quelle iniziali, sono state superate, quindi la cosa, insomma, si è avviata. Però sicuramente l'anno scorso si trattava di chiudere, di proseguire il secondo quadrimestre, o comunque, insomma, la seconda parte dell'anno, di avviarci verso la fine, di garantire, insomma, una certa continuità sulla base però di un lavoro fatto già per buona parte dell'anno.
quindi anche con una certa impostazione didattica, così. Quest'anno naturalmente è stato diverso, perché a parte il primo mese di scuola, poi siamo andati in DAD, insomma, dopo la metà di ottobre, insomma, verso la fine, con questa incertezza peraltro sulla durata. Poi di fatto tutto il quadrimestre è andato in questo modo, però questa volta eravamo appunto all'inizio dell'anno. Per esempio, io ho avvertito una fortissima differenza, è ovvio, nella relazione tra i ragazzi grandi, quindi con i quali è stato possibile gli anni scorsi instaurare appunto un rapporto, una conoscenza diretta in classe, e per esempio le classi del primo anno, in cui i ragazzi sono degli sconosciuti per noi e noi per loro. Quindi credo che la dinamica, vabbè, è stata penalizzante sicuramente per gli studenti, per i docenti, ma in modo particolare laddove non esisteva, come dire, un tessuto, una relazione in qualche modo consolidata, sia dal punto di vista, non so, della fiducia reciproca, sia anche proprio dal punto di vista didattico. Poi, vabbè, di questa DAD, l'altro giorno mi sono trovata a pensare, anche con una considerazione banale che però non avevo mai fatto, ma appunto 15 anni fa, se non avessimo avuto questa possibilità, cioè come avremmo fatto? Cioè le decisioni sarebbero state diverse? Cioè saremmo stati in fondo senza scuola per 3 mesi, per 2 mesi? Cioè, che cosa sarebbe successo? Cioè mi chiedo anche questo prolungamento, per amor del cielo, necessario per le condizioni di sicurezza, eccetera, eccetera, però perché si è sopperito, insomma, in qualche modo con la didattica a distanza, ma se questo non fosse stato possibile, cioè, saremmo stati a casa da scuola, avremmo privato gli studenti di 3 mesi. E lo dico perché in alcuni casi la DAD non funziona proprio dal punto di vista tecnico, ci sono problemi, appunto, come ben si sa, di connessione o anche condizioni ambientali a casa da parte dei ragazzi, insomma non tutti hanno la possibilità di avere uno spazio, un computer, eccetera, e quindi noi ragioniamo sempre sulle cose che funzionano, però effettivamente per tanti ragazzi e per tante famiglie la DAD è stato veramente un problema. Quindi davvero mi sono chiesta in che misura la disponibilità comunque del computer, della connessione, ha portato a prolungare il periodo di didattica a distanza, perché comunque in ogni caso si poteva fare. Una considerazione alla quale ho pensato veramente soltanto poco tempo fa. È sicuramente un'interessante osservazione che propongo al gruppo. Quindi chi se la sente di intervenire, prego. Vai. Giuseppe, tu stai parlando perché non ti si sente? No, non ti si sente ancora. Vabbè, intanto se posso intervengo io. Io di solito utilizzo un asterisco per prenotarmi, quindi farò così. Secondo me il discorso della DAD ha tantissimi punti, cioè ha tantissime sfaccettature ed è difficilissimo recuperarle tutte. Secondo me i punti principalmente negativi sono prima di tutto la lontananza, cioè proprio la mancanza di un rapporto umano, anche il fatto di riuscire sempre a comunicare almeno ai professori anche attraverso i gesti, non solo attraverso le parole, proprio in una maniera più completa. Secondo me si è sentita molto la mancanza di questo rapporto con i professori, e che forse era una delle cose più belle a mio parere. Poi il fatto che non sia egualitaria, quindi come ha detto la professoressa Moro, non è un modello di scuola che va bene per tutti, cioè perché non è accessibile a tutti. Infatti, comunque in questi mesi ho ragionato a lungo su quanto fossi fortunata ad avere comunque un dispositivo, internet, uno spazio, cosa che non è assolutamente scontata.
E poi l'ultima caratteristica negativa di cui ci stiamo occupando anche con UDS è il tema della salute mentale, quindi il fatto che comunque anche scientificamente è stato dimostrato che la didattica a distanza e in generale i lockdown hanno avuto un impatto molto forte a livello di ansia, stress, depressione, soprattutto sui giovani. E infatti con l'UDS siamo, magari poi Brunilde, se vuoi aggiungere qualcosa che non dico, però stiamo lavorando su questo tema, sul tema della salute mentale per capire i danni del Covid e della DAD. Invece, secondo me, un fatto positivo è prima di tutto che ci ha fatto imparare diciamo, anche ai professori che magari erano un po' più imbranati. Non sto insultando la professoressa Moro, però un po' le tecnologie, cioè ha messo un po' tutti in gioco, ecco. E dall'altra che ha comunque permesso di rivedere la didattica, seppur magari parzialmente, nel senso mi ha messo in luce dei punti negativi che a mio parere erano da anni radicati, diciamo, ormai nel sistema scolastico italiano, e ha permesso anche ai professori di magari adottare delle tecniche proprio per coinvolgere nella didattica a distanza di più gli alunni, ad esempio per includerli proprio di più, quindi delle tecniche di lezione un po' meno impostate, tradizionali, proprio per cercare di includere di più gli studenti, nonostante, cioè di sorpassare, diciamo, la difficoltà dello schermo. Grazie. Farei, se va Giuseppe, poi, dopodiché Brunilde che si è prenotata. Giuseppe, tu riesci a intervenire? Sei bloccato? Sei bloccato lo schermo. Vai Brunilde. Sì, no, io volevo dire soltanto un Ora mi saluto. sentite? Sentiamo tutte e due. Sta succedendo qualcosa di incredibile. Ok. Vai Giuseppe, vai tu, che è al massimo. Brunilde, dopo subito tu. Sì. Va bene, grazie. Premesso che insomma, sono riuscito a ristabilire la connessione col cellulare, ma non sento benissimo gli interventi e sicuramente mi sono perso qualcosa degli interventi precedenti. Però dico subito che parlerò senza usare mezzi termini. Non vi è alcun dato sanitario, scientifico che dimostri che la scuola sia un luogo dove vi è una maggiore possibilità di avere un contagio. Devo dire, anzi, e con questo voglio senza problemi fare un complimento alla generazione dei miei studenti, che grosso modo corrisponde agli studenti che fanno parte di questa chat, perché devo dire che gli studenti che io vedo e di cui mi si parla a scuola si comportano rispettando le norme di distanza in maniera assolutamente tranquilla. Quindi il problema è capire perché invece perché la scuola si chiude o si chiude almeno in parte, e mentre altri settori, altre attività di qualunque genere, penso ai tecnici che stanno permettendo a noi di avere questa diretta, loro in qualche modo lavorano e non hanno mai smesso di lavorare, altrimenti noi la DAD ce la sognavamo. Quindi qualcuno mi deve spiegare perché, in assenza di dati epidemiologici che indicano la scuola come particolare luogo dove si può contrarre un contagio, perché invece la scuola è chiusa o è stata chiusa in presenza, intendo dire. Partendo dal presupposto che la didattica a distanza, dal nostro punto di vista, e anche i ragazzi l'hanno detto, non è scuola. Non è scuola perché l'ultimo intervento, l'ultima intervista della presidente dell'Invalsi oggi dice con la DAD gli studenti non imparano quasi nulla. Questo è il titolo che riportavano i giornali oggi.
E allora ci chiediamo perché i nostri studenti, perché questi ragazzi che io vedo lì al di là di questo schermo, sono privati di un loro fondamentale diritto, che è il diritto all'istruzione, in nome di un rischio, un pericolo sanitario che non è più presente che in altri luoghi dove si svolgono attività. Io ricordo nel periodo, insomma, nei mesi scorsi, scuole chiuse, ma luoghi di, come dire, dello shopping decisamente affollati, per esempio, e questo non trova alcuna giustificazione. Io credo che invece le scuole debbano essere le ultime a essere chiuse, se necessario, e magari tenere più chiusi i luoghi dello shopping, che magari, forse, diciamo così, non rappresentano un diritto che dovrebbe essere costituzionalmente garantito. Di chi sono le responsabilità? Lo possiamo immaginare tutti, però è evidente che se da marzo scorso si aveva consapevolezza della diffusione di questa epidemia, di questa pandemia, è evidente che da marzo scorso si doveva provvedere. È passato un anno, perché ormai siamo a febbraio, quindi è passato un anno, e mi sembra che i nodi non sono stati risolti. Aggiungo che i problemi che fino a qualche mese fa la Azzolina si era, soprattutto nel momento in cui del suo insediamento, si era impegnata a risolvere, il problema delle classi pollaio, il problema del sovraffollamento, dei trasporti, è completamente sparito. Cioè le classi pollaio non se ne parla più, e invece noi siamo sempre con le classi pollaio. Devo dire che le scuole, per quello che potevano fare, quindi rendo merito a molti dirigenti, non tutti, ma insomma la stragrande maggioranza, con diciamo i collegi docenti, con chi ha dato una mano, hanno fatto il possibile per cercare di fronteggiare la situazione. Ma appunto, come diceva il preside poco fa, di cui ora non vedo il nome perché il cellulare è talmente piccolo che non ricordo, Peverelli, hanno fatto il possibile, ma qui non siamo, non possiamo limitare un diritto costituzionale, il diritto all'istruzione, con le cose possibili. Qui bisogna renderle possibili e volerlo. C'è stato un anno di tempo, non è stato fatto. Rischiamo, come i dati della ricerca dell'UDS, mi sembra di capire, confermino, di creare una generazione di persone private del diritto all'istruzione, ma anche di persone che soffrono di problemi di varia natura, quelli che ha accennato prima Brunilde, mi sembra, Margherita, ok, scusate, ma nel cellulare non vedo i nomi. Per ora mi taccio, magari prendo la parola più avanti. Sì, no, io volevo dire, cioè volevo fare un attimo un discorso un po' generale, collegandomi un po' a quello che hanno detto tutti, cioè mi sono segnata un paio di cose. Però cioè, partirò agganciandomi al discorso che ha fatto Giuseppe, scusate, anche io sono dal telefono quindi non vedo i nomi. Cioè, appunto, secondo me il punto è proprio partire dalla domanda perché hanno deciso di chiudere le scuole e non il resto, e secondo me la risposta la si trova in diverse cose che, se ci prendiamo un attimo e le osserviamo, capiamo che c'è proprio un problema strutturale alla base. Ovvero, cioè la scuola ha, diciamo, due dimensioni. Cioè no, ne ha molte di più, però due dimensioni principali, una sociale e una prettamente didattica. Il problema è che non si è praticamente mai dato peso alla dimensione sociale, quando in realtà hanno entrambe la stessa importanza, perché la scuola ti deve formare come individuo e nella tua integrità, non solo dal punto di vista didattico. Non sto dicendo che le nozioni e
le informazioni non siano importanti. Però sto dicendo che formano la persona insieme all'altra parte. Cioè, una parte da sola non è niente. E il problema è che la seconda parte è stata lasciata completamente... Vabbè, da parte, scusate la ripetizione. E sembra non interessare questa cosa. E sempre appunto collegandomi alla mancanza della parte sociale, che per parte sociale non intendo per forza proprio le amicizie che costruisci a scuola, che comunque anche quelle ti formano come persona, perché impari a relazionarti con le altre persone, a sostenere un dialogo, a proprio interagire, cioè non, che sono capacità che ogni persona dovrebbe avere a prescindere. Il problema è che le stiamo completamente togliendo, perché io sono in quinta superiore, quindi ho fatto in tempo a fare fino a metà della quarta completamente in presenza, ma persone che hanno iniziato la prima superiore quest'anno o che sono alle medie, cioè per loro probabilmente da questo punto di vista, cioè non hanno proprio i contatti umani, che a quell'età credo sia una delle cose proprio più fondamentali in tutta la vita. E a questo proposito, infatti, come ha già detto Margherita prima, poi come ho citato velocemente io, appunto, cioè si sta avendo un peggioramento della salute mentale veramente, cioè che ci sono dati che sono tragici, cioè nel senso, allora noi, no, non cioè deve partire un'inchiesta dell'UDS e i dati che ho io, volendo, li avevo presi sia da un'inchiesta che ha fatto un'associazione nazionale di neuropsichiatri e vabbè, anche un'inchiesta che ho fatto io all'interno del Terragni, perché sono anche rappresentante d'istituto, e comunque in entrambe più o meno i risultati sono molto simili. Si è chiesto agli studenti di valutare il grado di depressione barra pressione da 1 a 4 in questo momento, e in entrambe le inchieste più o meno circa il 30% ha messo 4 e il 40% ha messo 3, cioè della serie che solo il 30% dice di stare più o meno bene o comunque bene. E cioè anche questa parte viene completamente tralasciata, cioè sembra non importare a nessuno, come se fosse solo una cosa di contorno, come se una persona che soffre d'ansia o di depressione o di qualsiasi altra cosa, semplicemente come se avesse il raffreddore. Il problema è che la cosa che non passa è che sono problemi seri e che c'è veramente uno stigma, un tabù sui problemi mentali, e quindi non se ne vuole parlare, non si vuole neanche vedere l'effetto che possono avere su una persona. Cioè, si parla sempre di svogliatezza a scuola, ma magari a volte la svogliatezza è depressione, e a una persona come fa a venire la voglia di studiare se non ha neanche voglia di vivere? Cioè, questa è la mia domanda. Oltre al fatto che, sempre parlando della DAD, non è per niente inclusiva, cioè la DAD era una misura di emergenza nella primavera del 2020 e quello doveva essere, però nel frattempo bisognava fare investimenti per fare in modo appunto di tenere le scuole aperte dopo, perché appunto, come ha detto prima Giuseppe, cioè non ci sono dati che certificano che le scuole fossero luoghi di contagio, e appunto la DAD non è inclusiva, cioè anzi è completamente esclusiva, a partire dal fatto appunto che la maggior parte delle persone tendono a non interagire neanche con le lezioni, quindi prima o poi a distrarsi, a non riuscire neanche a seguirle, nonostante magari l'argomento può anche interessare, ma proprio diventa difficile, perché sentire una persona parlare per un'ora che non è neanche nella stessa stanza è alienante. E poi, cioè, per sentire una persona parlare per un'ora neanche nella tua stanza, tu comunque intanto devi avere una stanza e devi avere un dispositivo su cui sentire quella persona, che per noi,
8 in questo momento probabilmente è scontato perché siamo tutti connessi in questo momento, quindi sicuramente tutti uno strumento per farlo ce l'abbiamo, magari anche due. Però non è per tutti così, cioè basta pensare anche solo a se uno ha due fratelli e magari dei genitori che non hanno uno stipendio di 5.000 euro al mese ciascuno, comunque magari non hanno un computer a testa e già questo comunque rende. Cioè, la rende una cosa molto molto più esclusiva, appunto. E poi, appunto, cioè, come ho già detto, cioè, secondo me la DAD era uno strumento di emergenza e tale doveva rimanere. Cioè, perché appunto sono stati riaperti luoghi molto più pericolosi, ma non le scuole. Quindi è solo una questione di interessi politici e di dove vogliono investire i soldi. Sabina e Posso? poi Nicoletta. Sì, io volevo, vabbè, da una parte portare chiaramente la mia esperienza di DAD, poi è quella di genitore. Io ho una figlia in prima liceo artistico e un figlio in terza liceo classico. E volevo dire che sì, sicuramente è molto diverso per le diverse fasi di età e è sicuramente una situazione più fragile e pericolosa nei termini di quella che può essere poi la felice scolarizzazione futura al cambio ciclo o appunto per mia figlia in prima, dove l'avvicinamento all'universo del liceo genera anche delle aspettative molto importanti, io credo, nel processo di crescita dei ragazzi. E la sensazione che ho avuto attraverso di lei è che questa cosa se l'è sentita togliere dalle mani, ha avuto poi, diciamo, il vantaggio di poter sfruttare quella che era invece una socialità più strutturata già del fratello, vanno d'accordo, quindi lui l'ha potuta un po' introdurre in un universo sociale che altrimenti in questi mesi non avrebbe completamente avuto. Comunque, questo per dire che poi appunto la non inclusività della DAD o la non sufficienza o l'inadeguatezza della DAD è anche articolata caso per caso. Io anche rispetto agli interventi credo che ovviamente è chiaro che non è inclusiva, che è diverso a seconda delle condizioni anche pratiche, materiali in cui vive, ma io credo che ovviamente questa situazione abbia un influsso, avrà un effetto su pezzi del percorso scolastico di tutti i ragazzi, anche quelli di quei genitori che si affrettano spesso a rassicurare i miei figli stanno benissimo, sono serenissimi, sono contentissimi di stare in DAD. Poi però magari quando devono rientrare a scuola in presenza sono un po' meno sereni, cioè secondo me, da questo punto di vista, non è neanche una definizione, cioè la diseguaglianza, c'è una matrice di diseguaglianza forte tra proprio chi ha difficoltà ad avere accesso e chi magari ha accesso, ma effetti, che forse neanche immaginiamo, secondo me riguardano tutti, anche quelli che magari stanno bene. E invece l'altra cosa è una nota un po' problematica che pongo al gruppo, cioè una delle cose che mi ha scioccato, mi ha avvicinato al movimento Priorità alla scuola e credo che sia anche poi uno dei valori del movimento e che in parte è riuscita a portare all'attenzione dell'opinione pubblica, è stata la totale disinvoltura, mi viene quasi da dire noncuranza, con la quale il paese è stato pronto a rinunciare alla scuola. Da questo punto di vista rispondo alla professoressa Nicoletta, sicuramente l'esistenza della tecnologia DAD, della didattica a distanza, è stato, non dico un pretesto, ma è stato sicuramente una cosa che ha reso più facile una scelta. Ma non cambia secondo me la natura della scelta, dove io vedo una fortissima indifferenza nella migliore delle ipotesi, cioè indifferenza proprio ai ragazzi, al loro futuro e peraltro e a quello che rappresentano per il nostro paese, perché deciso, io non sono economista, ma credo che cioè, la scuola di oggi rappresenta il PIL del futuro, quindi
cioè, se devi costruire debito pubblico, fallo investendo più che puoi, piuttosto che in altre maniere. E questa noncuranza, questa disattenzione forse nasconde un'ostilità verso la scuola della quale sono emersi problemi strutturali, cioè la pandemia è anche stata un'occasione per mettere l'indice sui temi importanti che sono anche stati nominati stasera, che vanno dalla classe pollaio alla precarizzazione del personale della scuola a tutte queste questioni. E il paese è come se continuasse a manifestare una grande indifferenza, appunto, nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore delle ipotesi possiamo pensare che una scuola pubblica di qualità, accessibile a tutti, dal forte impatto educativo, pedagogico, sia dal punto di vista disciplinare che quello sociale, possa essere una cosa che in questo paese non è molto desiderata. Ora la mia domanda, che lascio con una domanda agli altri, che è: ma quanto ci sentiamo sicuri di questa situazione? Cioè, si rientrerà in DAD, si starà al 50, ormai psicologicamente siamo così ridotti così che già il 50% sembra un miracolo, abbiamo l'obiettivo il 100%, dove stiamo andando, dove siamo nell'agenda del paese? Perché a me sembra che l'unica cosa è che è cambiato il colore, mi sembra che la scuola dovrebbe affermare in questo momento il suo bisogno di essere garantita in presenza, in sicurezza, indipendentemente dai colori. Tutto il resto è noia, o tutto il resto sono chiacchiere e casualità. Per fortuna siamo in gialla, per fortuna quindi la scuola è aperta. Vogliamo di più dal paese. Nicoletta? Sì, no, sono d'accordo. E tra l'altro pensavo appunto a questa facilità a volte con cui così si sacrifica la scuola. Ecco, vabbè, faccio un esempio che però mi indigna veramente tutte le volte, cioè penso a quando ci sono le elezioni e peraltro quando ci sono state a settembre, il 20, il 21 di settembre, insomma i seggi elettorali vengono collocati, vabbè, come ben si sa, nelle scuole, vabbè, la mia non viene coinvolta, ma non fa niente, e anche lì mi sembra con una grandissima facilità, sono anni e anni, credo che da quando c'è la Repubblica, insomma, che le elezioni amministrative o politiche, eccetera, vengono, i seggi elettorali vengono collocati nelle scuole, che significa comunque perdere dei giorni di lezione. E correggetemi se sbaglio, ma deve essere così veramente dal 1945, forse anche prima, non lo so. E ogni tanto mi stupisco di come in tutti questi decenni non si sia pensato a collocare i seggi elettorali da qualche altra parte, in modo da non sacrificare i 2, 3, a seconda poi dei casi, 4 giorni di scuola. Adesso questo sembra che non sia molto pertinente a quello che stiamo dicendo, ma in realtà, ripeto, mi sembra indice di un modo di fare, di considerare la scuola come un'attività sacrificabile quando ci sono altre priorità. Poi, per amor del cielo, la situazione è tale per cui, voglio dire, non soltanto in Italia le scuole sono state chiuse o l'attività è stata ridotta, anche all'estero, che prima chi dopo, insomma, è arrivato a questa decisione. Io anche qui non ho i numeri, quindi adesso non so dire se, quando anche al telegiornale si sente dire in Germania chiudono le scuole, vanno in DAD anche loro, non so in che misura lo facciano, per quanto tempo, se è una misura appunto che vale per tutte le regioni, soltanto per alcune parti. Questo anche dovrebbe farci riflettere a questo punto sulla considerazione della priorità appunto della scuola, se ad un certo punto anche altrove, anche all'estero, questa misura viene presa. Io
penso, cioè, condivido l'opinione comunque che la chiusura delle scuole dipenda non tanto dal fatto che le scuole all'interno siano luoghi poco sicuri, ma la chiusura è dovuta essenzialmente al problema dei trasporti, e questa cosa mi indigna ancora di più perché passi insomma marzo-aprile dell'anno scorso, ma che non sia stato approntato un piano efficiente ed efficace per portare a scuola i ragazzi e farli tornare a casa appunto in sicurezza a livello di trasporti pubblici, questo lo trovo francamente molto così, molto negativo, molto, molto preoccupante. Ecco, grazie. Io sono completamente d'accordo con la professoressa Moro, e in prima persona come studentessa e come giovane in Italia non ho sentito proprio come se mancasse il mio posto. Mi sono sentita messa da parte comunque, e a volte anche presa in giro, perché comunque l'incertezza della situazione, soprattutto dopo tutta la situazione con il TAR delle scorse settimane, mi ha fatto sentire davvero messa in secondo piano, e secondo me un paese che non investe nei giovani non ha futuro, perché appunto l'istruzione dovrebbe essere la cosa centrale per l'Italia e non solo, e secondo me appunto la scuola è stata totalmente messa in secondo piano rispetto a questioni economiche e politiche, e è stato fatto un grande errore a mio parere. Anche molti giovani, comunque persone che conosco, si sono sentite anche svalutate e dal modo in cui è stata gestita la situazione. Anche l'università, non dimentichiamoci delle università, che sono praticamente, cioè, all'oscuro di ogni notizia, stanno continuando online, quindi secondo me c'è stata proprio poca centralità ai giovani, e questa cosa avrà effetti disastrosi. Intervengo io? Come mi ricordo? Sì. Dunque, alcune cose, molto interessanti le cose che avete detto, su alcune vorrei tornare anch'io, ma forse la prima cosa da sottolineare, ribadire, è che effettivamente tutta questa vicenda di quest'anno ha ribadito che la scuola non è una priorità in questo paese. Su questo però bisogna interrogarsi e non liquidare la cosa con formule sbrigative. Perché non è una priorità? Cioè non è cattiveria dei grandi. Non credo sia una questione soltanto di indifferenza rispetto ai ragazzi, ai giovani, ai loro bisogni. Bisogna capire più a fondo, io non ho una risposta certa, perché la scuola non sia una priorità. Tanto l'argomento che portava Sabina, il PIL del futuro, che a me non piace tanto, ma però dovrebbe essere un argomento a cui dovrebbero essere sensibili. C'è qualcosa d'altro su cui bisogna scavare a fondo per capire perché in questo paese la scuola non sia, però questo è un dato di fatto, la scuola non sia una priorità. E forse una ragione, però, una pista, possiamo buttarla lì, è che in realtà la scuola in presenza, adesso voi avete detto tutta una serie di cose corrette, che condivido largamente, magari non tutte, ma insomma davvero largamente, su cosa è stata la didattica a distanza. Però la scuola in presenza è così diversa. Svogliatezza, depressione, io li vedo gli studenti, in presenza. Siete sicuri ci sia questa grande differenza? C'è differenza. L'ho detto anche io prima che la didattica a distanza, soprattutto la didattica a distanza, genera disuguaglianze maggiori, no? Cioè i ragazzi più fragili sono quelli che sono stati più travolti, o i più piccoli, danti segnali di disagio,
tanta fatica, tanta visibile sofferenza, no? Tante situazioni in cui non c'è connessione, insomma, tutte le cose che avete detto. Ma non è vero che la scuola in presenza funziona in questo paese. La scuola in presenza è una formidabile macchina di demotivazione. E bisogna chiedersi perché, anche qui. E forse una ragione è la povertà culturale del dibattito sulla scuola. Io non credo che il problema sia la scuola pollaio. Non credo che il problema siano i precari, cioè la precarizzazione del personale. Cioè sì, in parte sì, ma non credo sia questa la questione. Da quanti anni non si discute davvero di scuola a un livello diverso? Poi probabilmente se discutessimo a fondo di scuola e di educazione ci accorgeremmo che abbiamo molte idee diverse su cos'è scuola e cos'è educazione. E quindi tra questo è difficile fare sintesi, naturalmente. Però se questa discussione non c'è mai, la scuola non cresce. Per discussione non intendo gli stati generali, naturalmente. Cioè momenti più di tipo mass mediale che altro. Quindi la scuola va avanti per quello che è, con le sue fatiche, con le sue capacità. La scuola è uno strano dispositivo, e chiudo. Sicuramente è un luogo dove le persone incontrano regole di disciplinamento. Però la scuola è anche tanto altro. La scuola è anche, per fortuna, il luogo in cui avvengono molte cose importanti, per lo più non programmate. E questo è quello che manca nella DAD. Nella DAD tutto è programmato. Però se non si torna a parlare di scuola a livelli diversi, con una qualità del dibattito pubblico diversa, probabilmente la scuola non sarà più una priorità in questo paese. E manca, secondo me, questo da tempo. Tocca a me, giusto? No? Mi sono perso la chat. Sì. Sì, ci sei tu, Margherita, Brunilde. No, partirei proprio dalle riflessioni che faceva il preside, che mi sembrano estremamente interessanti e che condivido in toto, insomma. Concordo sulla riflessione che faceva sui limiti della scuola in sé, non soltanto sulla didattica a distanza. Probabilmente la didattica a distanza ha amplificato certe problematiche, le ha fatte emergere con più forza, ci sono altri fenomeni probabilmente dovuti all'isolamento che rendono più difficili certe situazioni, come si diceva prima le disuguaglianze sono amplificate di fatto, però concordo assolutamente sul discorso sui limiti che la scuola ha a livello proprio strutturale, e penso che il dibattito non sia un dibattito serio, reale, sul concetto di educazione, non è un dibattito, come diceva il preside, dove c'è della qualità, insomma, è un dibattito che si limita alle continue riforme o proposte di riforme che vengono, che si susseguono con i vari governi, ma che non incidono realmente, che rimangono così, delle proposte, rimangono insomma delle riforme che incidono a livello molto superficiale, ecco, e non forme reali, un dibattito serio su che cosa sia la scuola, su come raccogliere anche le sfide dei tempi che cambiano, ecco, anche questo è un aspetto importante. E la didattica a distanza ha fatto emergere anche queste problematiche, come si diceva prima, la necessità di un aggiornamento è emerso in maniera clamorosa in questa fase. L'aggiornamento da parte dei docenti, per quanto riguarda gli strumenti da utilizzare, per quanto riguarda le metodologie di insegnamento, ma anche problematiche a livello proprio organizzativo delle scuole. Io ho insegnato in 3 scuole l'anno scorso, insegno in 2 scuole diverse quest'anno, ho visto situazioni molto diverse, e soprattutto l'anno scorso nella prima fase, nei primi mesi, ci sono state comunque delle difficoltà grosse di adattamento. Quindi, insomma, è una situazione che probabilmente ha messo in luce delle problematiche
che hanno radici profonde, e sarebbe il caso di cogliere la palla al balzo magari in un momento di maggiore tranquillità, impostare un dibattito serio che riguardi un po' tutti gli ambiti della scuola. Ecco. Per tornare a quanto si diceva prima sulle disuguaglianze, concordo in pieno anche in questo caso, e mi permetto di aggiungere, le disuguaglianze che emergono riguardano sia appunto situazioni di difficoltà che vengono amplificate, ci sono disuguaglianze anche relativamente alle diverse età, ma anche aggiungerei diversi territori. Io insegno quest'anno alle Sciovolta, ma anche al Vanoni di Menaggio, ed è un istituto dove comunque ci sono le problematiche legate alla dispersione scolastica, è un tema forte lì, e con la didattica a distanza queste problematiche ancora una volta crescono, è un problema molto serio, molto sentito, insomma. Essendo un territorio montano, perché il bacino di utenza è molto ampio e arrivano ragazzi dalle valli circostanti, luoghi abbastanza isolati in cui la connessione spesso presenta dei problemi, quindi a volte raramente mi capita di sentire dei problemi di connessione grossi che impediscano di seguire la lezione, ma a Menaggio capita spesso e purtroppo non ci si rende neanche conto molto spesso di queste difficoltà. Questo è il limite, uno dei limiti più grossi secondo me della didattica a distanza. È vero quello che diceva il prestito, ci sono delle problematiche presenti anche nella scuola in presenza, ma il docente forse ha più possibilità di captare certi segnali, di stabilire un dialogo con i ragazzi e accorgersi di certe situazioni. A distanza tutto questo è molto più difficile, almeno parlo per me, io insegno, appunto ho due ore a settimana, sono tantissime classi, e cambio ogni anno le scuole in cui insegno, quindi non li conosco di fatto, e questo è un problema grosso. Li sto conoscendo adesso, tornando in presenza, insomma. E quindi è molto difficile rendersi conto di certe situazioni. Allo stesso tempo, però, è noto anche da parte di diversi ragazzi l'esigenza di un confronto col docente. Mi sono arrivati diversi messaggi di ragazzi che manifestano delle difficoltà psicologiche forti, e quindi appunto l'esigenza del confronto c'è, l'esigenza del contatto umano, insomma di un rapporto più diretto, secondo me è molto forte. In questo l'etica di distanza crea delle barriere evidenti e che nel medio e lungo termine poi provocano dei problemi grossi, insomma, se la situazione emergenziale è ridotta a un tempo minore, chiaro, ci sono dei problemi, difficoltà di adattamento, eccetera, ma magari quest'anno dal punto di vista organizzativo le cose vanno molto meglio, mi sento di dire, per le situazioni che conosco, che vedo, ma insomma emergono altri problemi che, come si diceva prima, riguardano appunto l'aspetto psicologico e sono decisamente importanti e seri da tenere in considerazione. Ecco. Grazie. Giuseppe, scusa, posso chiederti se provi a mettere il silenzioso perché si sente qualcosa che suona? Grazie. Margherita e poi Brunilde, se non sbaglio. Se sbaglio ditemelo. No, ok. Io volevo dire che sono assolutamente d'accordo con il discorso del preside, ossia il fatto che comunque la scuola in presenza non sia tutta rose e fiori. E a me ha stupito molto vedere come molte persone, perché, cioè, sì, molte persone che anche conosco, quindi anche i miei amici, eccetera, preferiscono la DAD proprio perché, per un discorso, ok, ci sono anche dei miei professori, quindi non so se posso dirlo, vabbè, ormai lo dico, proprio per un discorso di comodo, cioè io sono comodo, ma non perché, cioè io sono comodo perché posso alzarmi quando voglio, alla fine le lezioni posso seguirle, ma posso anche non seguirle alla fine perché posso fare altro durante le lezioni, posso comportarmi in maniera scorretta durante le interrogazioni, durante le verifiche,
E il fatto che delle persone, dopo tutto quello che abbiamo affrontato con la scuola a distanza, vogliano restare a casa perché fa loro comodo, secondo me non è da colpevolizzare, c'è da chiedersi il perché. Secondo me il discorso di io voglio rimanere a casa, io preferisco la DAD perché mi sento più a mio agio, oppure perché semplicemente mi fa comodo, è da collegare al discorso di una scuola che non ti fa star bene. Cioè, io dovrei davvero... l'altra volta parlavamo nella lezione di greco del fatto che scolè significa tempo libero, quindi è comunque qualcosa connesso con il divertimento, con la spensieratezza, e il fatto che il sistema scolastico attuale italiano sia così a volte davvero oppressivo anche in presenza non giova. E se uno studente arriva a pensare io preferisco stare a casa, non vedere i miei compagni e non andare a scuola in presenza, secondo me è una cosa, cioè, grave, che nasconde dei problemi davvero molto gravi nel sistema scolastico italiano. Sì, no, io, cioè, anche io volevo collegarmi un attimo al discorso che aveva fatto il preside. Allora, io tutto, cioè, sono d'accordo comunque più o meno. E riguardo ai problemi, cioè i problemi appunto che sono sorti con la DAD, cioè che appunto in realtà non sono sorti con la DAD, infatti comunque, cioè forse poi prima quando l'ho letto, cioè probabilmente l'ho letto male, perché cioè, mi esprimo sempre un po' male, però cioè comunque sì, tutte le problematiche che sono venute fuori con la DAD sono solo... diciamo venute a galla, però non sono delle cose nuove che prima non esistevano. Cioè, ad esempio, banalmente, il problema dei trasporti non è venuto fuori con il Covid. Cioè, io quando ero in prima superiore avevo l'autobus che, se era troppo pieno, non mi faceva salire, il Covid non c'era. Quindi, cioè, non è il Covid che ha portato tutta una serie di problemi, però con questa situazione diciamo che si sono acutizzati. Poi condivido tantissimo il fatto che appunto secondo me cioè il fatto che si debba effettivamente fare un discorso anche più proprio di analisi a priori di come mai la scuola in un certo modo, perché siamo arrivati ad avercela in un certo modo. E cioè, a me viene banalmente da dire, poi potrebbe essere comunque una... No, potrebbe non essere una cosa intelligentissima, però, cioè, secondo me, gran parte delle... cioè, il problema fondamentale, secondo me, della scuola, ora come ora... ora come ora, scusate, non so parlare, è il fatto che comunque... si è incentrata praticamente, cioè per la maggior parte, poi non intendo tutta la scuola, tutti i professori, però per la maggior parte delle volte sono tutti incentrati sul finire il programma, sul mero nozionismo che punta a farti imparare una determinata cosa e darti un voto. E se tu prendi un voto che è sotto il 6, allora vuol dire che non hai fatto abbastanza, e quindi poi dopo magari questa cosa dopo ti mette anche ansia, perché tu hai paura di non arrivare al 6, e quindi poi da qui parte anche tutta la pressione che ti mette la scuola, e anche tra virgolette l'esigenza di copiare, perché il voto non viene più visto come un commento, cioè quello che dovrebbe essere, quindi del tipo sì, ok, stai lavorando bene, no, bisogna rimettersi un attimo sulla giusta strada, ma viene visto proprio come un premio o una punizione. E quindi cioè questo poi crea proprio anche un senso di sconforto e di disagio all'interno dello studente. Poi non sto dicendo che questo sia l'unico problema della scuola, cioè potrei star qui a parlare per mezz'ora, però
Cioè, appunto a questo proposito, ad esempio, io ho una compagna di classe che tra l'altro va molto bene a scuola, non ha cioè, senza neanche copiare o altro, eppure lei non voleva rientrare a scuola, non perché volesse stare in DAD a copiare, non perché le facesse comodo, ma perché aveva paura di quante verifiche, di quante interrogazioni avrebbe dovuto affrontare al rientro. E secondo me questa è una cosa, cioè, al limite dell'inaccettabile, perché appunto, cioè, non ci si vede da un anno praticamente, perché sì, ok, siamo andati a scuola a settembre, ma saremmo andati a scuola 2 settimane, quindi, cioè, intendo in totale, in tutto il calendario, quindi vabbè, dai. E tu, prima ancora che chiedermi come sto, mi vuoi valutare? Cioè, qui c'è proprio un problema di fondo, senza contare il fatto che tutte le riforme della scuola, tutte le riforme anche dal punto di vista dei programmi, non sono mai una revisione dei programmi, ma sono solo un aggiungere. Cioè, noi abbiamo gli stessi programmi scolastici da, credo, il fascismo più o meno, e non sono mai stati rivisti, semplicemente aggiungono argomenti. Il problema è che il tempo a disposizione rimane quello, e quindi si finisce sempre per fare la parte antica di qualsiasi materia. Benissimo, super approfondita, mentre la parte sul Novecento di fretta perché la devi finire, cioè, e anche qui, anche rivedere i programmi, anche magari rivederli da un punto di vista più mondiale e meno eurocentrista, cioè, sono veramente tantissimi, secondo me, i problemi, tra virgolette, problemi della scuola su cui bisognerebbe soffermarsi e che appunto non è stato il Covid a causare, però secondo me il Covid è stato, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha portato tutto a galla. Ci sono io, poi c'è Sabina e Nicoletta, se non sbaglio. Sarò brevissimo. Sì, sicuramente la scuola ha tanti problemi, il linguaggio imposto al corpo dello studente, l'indottrinamento, la coercizione che c'è, sicuramente sono dei problemi. Ne potremo sicuramente parlare. Volevo rispondere, cioè provare a rispondere al preside perché la scuola non è una priorità. Non è ovviamente la soluzione, è un'idea che mi sono fatto nel corso del tempo. Una probabile risposta, una delle tante, potrebbe essere che la scuola ultimamente è vista come luogo di occupazione piuttosto che di insegnamento o di educazione. Lo dico perché esperienza personale, poi ognuno la sua. I professori hanno un ruolo fondamentale all'interno della scuola, così come tutto il personale. Non basta prendere una laurea ed insegnare, bisogna essere, come dire, dei motivatori, no? Dell'insegnamento, dell'educazione. Bisogna saper prendere il bambino piuttosto che il ragazzino, piuttosto che il ragazzo. C'è la relazione, il rapporto. Bisogna essere preparati. Questo, secondo me, è una cosa importante che io a scuola ho notato parecchio. Infatti, a scuola non sono sempre stato, anzi, non lo sono mai stato, un gran studente. Poi volevo dire, secondo della qualità, che mi dicono di non generalizzare, ma non ho generalizzato, ho detto che era una esperienza personale. Sulla qualità, questa devo ringraziare anche Nicoletta, che ho letto un libro di Discula, mi ha dato modo di. È un libro, ve lo consiglio. Magari dopo, io con la memoria non ho ben presente i titoli e gli autori, magari Nicoletta dopo ce lo può dire. Però ripensare proprio come diceva Brunilde, la scuola, l'istruzione, siamo legati a 150 anni fa circa. Una scuola potrebbe, ad esempio, essere basata sulla responsabilità sociale della comunità. Non deve per forza essere un luogo fisico, dove ti rechi.
sarebbe bellissimo che a livello culturale, qui parlo di anni e anni di, come dire, rinnovamento, di cambiamento, ma sarebbe bello che la scuola, ad esempio, potesse essere l'esperienza della vita, che la responsabilità dell'insegnamento e dell'educazione dipenda direttamente dalla società in cui ti trovi e da un luogo fisico in cui recarti. Questo era solo uno spunto, poi per le prossime dirette in caso o per pensarci su quando è possibile. Do subito la parola a Sabina, poi c'è Nicolette e poi Margherita. Io ci tenevo a ringraziare il preside per le sue parole, perché trovo stimolante, oltre che fondamentale, il problema che lui pone, cioè quella, la mancanza di un dibattito, una povertà culturale nel dibattito sulla scuola. E mi è piaciuta molto, preside, questa specifica, non di parlare di stati generali, no? Perché allora mi sono immaginata che forse quello che dovremmo immaginare è la pratica quotidiana del dibattito, del chiederci cos'è la scuola, che valore è. Io, ad esempio, forse sono un po' Heidi, un po' ingenua, e poi non mi occupo di scuola in senso professionale, però ho una grande passione sociale per l'idea di una società che si mette insieme, vive, costruisce, si spera che evolva o comunque faccia stare bene le sue genti. E per me è come un campo di desiderio, un campo di passione, quella della scuola. E non solo per i miei figli, no? Ma proprio per tutti i figli. Ora anche questa tua suggestione, Roberto, della scuola di vita è molto interessante, ma al di là di tutto, anche per rispondere a Brunilde, no? a questo senso demotivante, cioè laddove la scuola venisse posta, si riuscisse a porre nel centro di un fermento culturale, neanche di un dibattito, ma proprio di un fermento, laddove la scuola non fosse stata gestita negli ultimi anni con la sola doppia logica, da una parte di gestione del pubblico impiego e dall'altra di riforme che sostanzialmente andavano esclusivamente nella direzione di tagliare, credo che si potrebbero trovare più risposte, si potrebbero trovare delle pratiche che diano più benessere. E quindi secondo me questo è il tema centrale, ci riporta poi al fortunato nome di questo movimento, cioè appunto la scuola deve essere una priorità sociale e poi bisogna ridare, questo invece preside un po' a pungolo, no? Al personale scolastico, mi esalto che lei dica questo, perché questa cosa la sentiamo dire troppo poco dal personale della scuola. Quando io credo, in modo un po' ignorante, che la stagione importante di cambiamento e di affermazione di un modello di scuola che per alcuni anni è stato riconosciuto internazionalmente di grande qualità, si sia potuto assestare proprio perché nel corpo vivo di chi la fa la scuola c'era questa dimensione del desiderio, della passione e dell'interrogazione continua. Lo dico brutalmente qua, proprio da genitore antipatico, perché ho sentito parlare la professoressa Moro, ma ho anche sentito parlare Margherita Brunilde e sento parlare di professori di scuole che si sono messe molto in discussione. Io, scusate, ma quando che mi hanno detto che per assolvere all'obbligo di legge dell'alternanza scuola-lavoro, il liceo di mio figlio settimana prossima, rientrati da 2 settimane, gli fa fare 20 ore di convegno online, scusate, io non la voglio neanche commentare sta cosa, ma mi sono venuti i capelli dritti, perché stiamo a difendere cosa? L'obbligo dell'alternanza lavoro. Sulla DAD io avrei voluto sentire il personale della scuola, che in realtà poverino era sommerso, ma avrei voluto sentire nel discorso dire: signor ministro, quando c'è DAD dateci il 30% di monte ore, perché noi per timbrare il cartellino di tutte le ore che i docenti devono fare, perché sennò sono degli scansafatiche e questo è quello e dobbiamo rispettare i termini legali, facciamo sta roba di 6 ore al giorno di DAD, ragazzi, ma non ce la faccio io.
Quindi dibattito, sì, fermento, amiamola, vogliamogli bene a questa scuola. Sì, dico velocemente una cosa. Comunque è vero che i problemi della scuola sono stati esasperati, posti in evidenza dalla DAD e c'erano anche prima. Un tema che ricorre spesso, che ha detto anche Brunilde, insomma, che poi ha accennato anche Margherita, che è quello della valutazione, del voto, delle verifiche viste come quasi più uno strumento di controllo, di oppressione, piuttosto che un'opportunità. Insomma, essere verificati, valutati è un diritto, non è un dovere, un obbligo, o non dovrebbe essere una sofferenza, anche se poi purtroppo capita così. Io ricordo l'anno scorso, quando ad un certo punto è risultato chiaro, insomma, c'è stato il decreto per cui, forse non era un decreto, ma insomma, per cui l'anno scorso tutti gli studenti sarebbero stati ammessi all'anno successivo, tranne in casi rarissimi di moltissime assenze, eccetera. Ho pensato che fosse davvero un'opportunità notevolissima, cioè mettere alla prova noi stessi, ma in fondo anche gli studenti, senza il cosiddetto spauracchio delle interrogazioni, e vedere se a quel punto, con la promozione assicurata, quindi a quel punto non avrebbe neanche avuto senso copiare, no? fare i furbi eventualmente durante le verifiche, perché tanto non si rischiava niente, la promozione era assicurata. Sarebbe veramente interessante, in forma assolutamente anonima, sia chiaro, però sapere anche da parte degli studenti questa cosa come è stata vissuta. Io voglio dire, parlo per me, è stato davvero una grande opportunità, anche un po' una sfida, l'idea di fare lezione indipendentemente poi dal momento della verifica, della valutazione. Mi piacerebbe sapere appunto se anche dai ragazzi è stato recepito in questo modo. Studiamo lo stesso, anche se poi non saremo interrogati, anche se saremo interrogati, in ogni caso non sarà un problema, perché tanto saremo promossi. Questo lo dico proprio nella prospettiva di un rinnovamento, di un modo diverso di impostare la relazione didattica. Forse anch'io sono un po' ingenuo o idealista, però penso che alla fine non sia la paura dell'interrogazione che spinge i ragazzi a studiare o a non studiare, o almeno non dovrebbe essere così, insomma. In questo modo la DAD, ecco, già quest'anno le cose sono cambiate, perché mi sembra anche una certa contraddizione, non so se poi magari il preside Peverelli ci può dire qualcosa in questo senso, qualche aggiornamento. Allo stato attuale mi sembra aver capito che invece quest'anno, se proprio uno ci tiene, può bocciare, però l'esame di maturità verrà fatto in forma minore, e questa anche mi sembra una grande contraddizione, perché o la DAD ha funzionato al punto che, se voglio, posso bocciare uno studente, però non ha funzionato perché l'esame di maturità non può essere fatto nei termini, insomma, degli anni scorsi. Non so se ci siano aggiornamenti in questo senso, non mi sembra. Allora, adesso c'è Giuseppe, poi mi sembra Brunilde. Andiamo alla conclusione, che siamo online da 1:20 circa. Quindi ultimo giro, chi si vuole si prenota. Sì, io volevo... Sì, volevo intervenire su due questioni. Uno, la risposta alla domanda del preside, e poi che un po' il nome del comitato di genitori, priorità alla scuola, perché la scuola non è una priorità. Io credo che la risposta migliore, una delle ultime risposte migliori, l'abbia data Alessandro Barbero, autore forse di qualche libro di storia che si studia anche nelle vostre scuole, e l'autore del libro di storia che ho nelle mie classi, che ha parlato di quello che negli Stati Uniti chiamano la teacher's war, cioè la guerra
ai docenti, è una guerra ai docenti e alla scuola in generale, non solo ai docenti, insomma, una guerra che è iniziata, un'aggressione, se vogliamo, che è iniziata diverse decine di anni fa, 20, 25, 30 anni fa, un'aggressione che parte dall'idea, secondo Barbero, che io condivido, della ideologia unica del profitto, l'esaltazione dell'imprenditoria come sale della terra, e quindi abbiamo, ne deriva il fatto che abbiamo una classe dirigente, e non mi riferisco soltanto alla classe politica, perché nella classe dirigente non ci sono solo i politici, che letteralmente non capisce a che cosa servono la cultura, la scuola, lo spirito critico, anzi aggiungo che quando lo capisce li considera dei pericoli da neutralizzare. Qualcuno parlava prima dell'alternanza scuola-lavoro. Beh, l'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro è stato un passo importante nella distruzione del diritto allo studio, per cui le generazioni precedenti a quella dei miei studenti, penso alla mia, ma penso anche alle generazioni precedenti alla mia, avevano combattuto a lungo, insomma. Oggi come oggi sembra quasi che passare l'intera infanzia, l'intera adolescenza a scuola senza essere obbligati ad andare a lavorare non sia quasi più un diritto, non sia ti sei bloccato. Sei bloccato, vero? O sono bloccato io? Ok. Si è bloccato. Sei bloccato. Aspettiamo 3 secondi, se no Margherita, tu e poi Brunilde. No, no, io volevo solo dire, cioè, tutto quello che ha detto la professoressa Moro, quindi davvero non ho niente da aggiungere. Forse l'unica cosa è appunto anche ad esempio l'introduzione dell'ora di cittadinanza e costituzione, cioè del programma di cittadinanza e costituzione, che poi in verità non è proprio un'ora a sé, ma viene un po' integrata da determinate materie, può essere uno spunto per rinnovare questa didattica, almeno un punto da cui partire, appunto ad esempio iniziare ad introdurre argomenti come l'educazione ambientale, l'educazione sessuale, anche la politica, perché comunque secondo me in alcuni tratti la scuola italiana è un po' nozionistica e un po' troppo teorica. Ad esempio io non ho mai fatto a scuola una lezione su come si pagano le tasse, cos'è l'IVA, quanti deputati ci sono, cioè sono cose basilari che dovrei conoscere, che però la scuola, di cui però a scuola non ho mai discusso, e secondo me è importantissimo che determinati argomenti di attualità vengano inseriti, e magari l'ora di cittadinanza e costituzione, cioè il programma di cittadinanza e costituzione, può essere uno spunto. Non ci credo che vuoi veramente sapere cos'è l'IVA. Scherzo. Imposta sul valore aggiunto. Anche uno degli argomenti meno sexy che mi possa venire in mente. No, vabbè, io volevo velocemente rispondere un attimo alla professoressa Moro, cioè che comunque sono d'accordo con quello che ha detto, però c'è la domanda sul se il voto spinge effettivamente a studiare o meno, cioè volevo fare proprio una breve parentesi, non credo di parlare per mezz'ora come faccio di solito, spero. cioè secondo me dipende, nel senso che allora principalmente basandomi, cioè, sulla mia esperienza, a me personalmente il voto non spinge a studiare, ma perché io più che altro non sono, diciamo, la studentessa modello con tutti i 9-10. Io piuttosto magari nella maggior parte delle materie ho il 6, però
quelle materie che mi piacciono, cioè che veramente mi fanno, tra virgolette, provare qualcosa o che semplicemente magari mi piacciono perché ho un bravo professore che quindi me le fa piacere, faccio molto molto meno fatica a studiarle. Cioè, ad esempio, a me piace tantissimo storia dell'arte, che, cioè, i miei compagni sono sempre lì, vabbè, è inutile, cosa la studi a fare, tanto si può tranquillamente copiare, cioè, con quella prof riusciamo, di qui e di là. E a me non viene perché a me proprio interessa la storia dell'arte, mi piace proprio a me impararla, cioè chi se ne frega di quanto prendo, mi puoi dare anche quattro, però almeno io intanto la so. Il problema è che, cioè, non tutti i professori te la fanno vivere in questo modo, cioè posso fare invece l'esempio di quando ero al biennio che facevo latino, perché io faccio il linguistico, quindi lo facevo solo al biennio, e ad esempio io in latino avevo 9. Ma non perché mi interessasse il latino, non perché mi piacesse particolarmente, ma semplicemente perché avevo una prof che ci faceva talmente paura, ci minacciava talmente tanto con i voti, che alla fine, per ogni sua verifica, finivo per studiarmi tutto il programma di latino, quindi sono diventata un guru del latino. Però, cioè, nel senso, a che prezzo? Cioè, nel senso, sì, ok. In alcuni casi spinge a studiare il voto, però un voto non mi deve spingere a studiare se è tramite il terrore. Cioè, tu mi dovresti spingere a studiare motivandomi e facendomi amare la tua materia, cioè facendomi proprio amare quello che fai. Cioè, la mia prof di matematica è riuscita a farmi piacere la matematica e io faccio il linguistico, quindi non penso che sia impossibile con nessuna materia. E basta, cioè questa era la mia considerazione. Poi appunto in generale penso dipenda da persona a persona e da professore a professore, quindi non c'è una risposta giusta o sbagliata. Guardo chi si era prenotato, se non ve lo ricordate voi. Brunilde era l'ultima, forse. Mi date Sì, una mano con la chat, era l'ultima? Ok, era perfetto. l'ultima. Non so se Giuseppe voleva finire, visto che era Sì, infatti. sparito nel mezzo della frase. Esatto. Se Giuseppe vuoi finire. Sei muto? Hai proprio muto come micro? Sei bloccato di nuovo. Sei muto, muto e bloccato. Ecco. Asca, mi sa che è di 10 minuti fa però questo movimento. Questo è un tipico esempio della didattica a distanza, quando non funziona. Esatto. Non riesco neanche a immaginarmi, neanche per i professori, cioè tra tutti proprio. Quando vedo per caso lo schermo dei miei figli, mi immedesimo nei professori, mi viene mal di pancia. Mi immedesimo negli studenti, mi viene mal di pancia. C'ho sempre mal di pancia. Perenne. Io tra l'altro ho anche Giuseppe la prova. webcam del computer che non va a colori, cioè è in bianco e nero, quindi i miei prof pensano sempre che io abbia degli effetti strani, il problema è che c'è solo la webcam rotta. Niente, mi sa che Giuseppe non riesce. Ultimo tentativo. No, adesso si muove. Penso che ce l'abbia con il Ah, microfono. difficoltà. Sì, niente, allora concludiamo qua. Io vi ringrazio tantissimo, è stata una diretta molto interessante. Ognuno ha tirato fuori qualcosa di specifico che fa riflettere e nei commenti io non ve li ho mostrati perché erano tantissimi, hanno discusso anche loro, però ce ne sono, è stata molto dibattuta, ci hanno seguito. Se volete rispondere, poi qualcuno ai commenti lo può fare individualmente, magari chi riesce a vederli. E niente, innanzitutto io da parte mia vi faccio l'in bocca al lupo per il proseguo, ognuno per il proprio ruolo, chi insegnante, chi preside, chi studente e componente di UDS e consulta, chi di priorità la scuola e dei COBAS.
cerchiamo di lavorare tutti insieme per un posto migliore. E vi ringrazio, niente, tutto qua, solo grazie davvero, sono molto contento. Grazie a te, allora. Grazie a tutti. Grazie a voi. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, ciao, domani. A tutte le persone una buona serata.